video particolare perché voglio parlarvi dei 6 beauty hacks che si possono fare con il Listerine, sì, il colluttorio. Ci sono dei trucchetti che si possono fare con il colluttorio, con questo colluttorio in particolare, che sono veramente una figata e volevo assolutamente parlarvene. Il Listerine, essendo un fantastico antibatterico, può essere utilizzato per tantissimi utilizzi, per combattere l'acne, per combattere gli odori, e oggi appunto vi parlerò proprio di questo. Partiamo dal primo utilizzo, che è quello di utilizzare il Listerine come un tonico o come un antinfiammatorio. Mettete un po' di Listerine sulla mano bagnata e applicatelo proprio sul viso come se fosse un tonico. Per quanto riguarda i maschietti, voi potete utilizzarlo proprio come dopo barba. Applicatelo nello stesso modo dopo la rasatura e vedrete appunto che i rossori saranno sicuramente minori e andrete appunto a disinfettare la parte che avete rasato. Il secondo utilizzo del Listerine è quello di utilizzarlo come pacco antiforfora, cioè in una boccettina spray metteteci metà acqua e un tappo di Listerine, agitate il tutto e andatelo a spruzzare sui capelli umidi, quindi bagnati, lasciatelo in posa una ventina di minuti, dopodiché procedete con lo shampoo. Il Listerine in questo modo andrà a ridurre la forfora. Terzo utilizzo, se avete dei brufoletti che sono appena usciti, sono molto rossi e volete seccarli, immergete un batuffolo di cotone all'interno del Listerine e applicatelo sulle zone interessate. Lasciatelo in posa tutta la notte e vedrete che il mattino dopo i brufoletti saranno sicuramente seccati. Quarto utilizzo è quello di disinfettare una ferita, per esempio quella del piercing. Se avete fatto da poco un piercing sul labbro oppure all'orecchio, all'ombelico, immergete un po' di cotone, un batuffolo di cotone nel Listerine e applicatelo sulla zona interessata dove avete appunto magari dei rossori o delle infezioni e vedrete che riuscirete a risolvere il problema. Utilizzo è quello di coprire gli odori. Prendete un po' di carta e bagnateci la carta con Listerine, dopodiché applicatelo proprio sulla zona interessata dove si sentono questi odori, per esempio sotto le ascelle. Applicate il Listerine qua sotto e vedrete che gli odori scompariranno. Strano ma vero. L'utilizzo è quello di eliminare i funghi, per esempio quelli che si trovano sui piedi per le unghie. Magari capita di avere appunto dei problemi alle unghie dovuti a dei funghi. Ecco, immergete in una bacinella d'acqua, piena d'acqua, 2 tappini di Listerine e immergeteci i piedi, lasciateli lì una ventina di minuti, dopodiché risciacquate. Se per il primo utilizzo non funziona, provate ancora una seconda volta e vedrete che riuscirete a eliminare i funghi appunto che si stanziano sulle unghie dei piedi. Questo è un problema che di solito appunto si risolve con dei medicinali, però potete provare appunto con questo rimedio. E ragazzi, questo è tutto, questi erano i 6 utilizzi che potete fare con il Listerine. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, fatemi sapere se volete ancora video di questo genere, scrivetemelo giù nei commenti. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!